Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Salve, oggi ricetta veloce. Veloce e anche buona. Sono delle palline di ricotta e cocco rafè che verranno fatte a bonbon, a palline a bonbon, come le ciliegie uno tira l'altro. Quindi ci occorrono cocco rafè, ricotta, un po' di cacao in polvere per spolverizzare su, del rum per aromatizzare il tutto, zucchero e andiamo a procedere. Sono 200 g di ricotta, si mettono dentro, poi si mette un cucchiaio e mezzo di zucchero, uno e mezzo di zucchero, poi 150 g di cocco rafè diviso 2, 75 g nell'impasto e con il resto è per infarinare via le palline. Poi si va ad aromatizzare con un po' di rum, pochino. Amalgamiamo il tutto. Se non volete mettere il rum, potete mettere un gocciolino d'arancia, un po' di arancia grattata e va benissimo. Ecco qua. Un altro po' di cocco. Qui. E guardate, questo anche per un dolce, arriva gente all'improvviso, volete fare un dolcino, è un dolcino velocissimo da fare quando avete gli ingredienti e quindi è anche buono, da anche se dopo prendete il caffè in terrazzo, in soggiorno, davanti alla televisione, potete mangiare queste palline di cioccolato, di cocco e ricotta con il... Ecco qua, a cucchiaiatine si fa le palline, si ripassano nel cocco e si mettono nel piatto. Allora, questa è ricotta normale, ma voi se andate a prendere la ricotta mista o ricotta di pecora, di quella buona fresca, sono la fine del mondo. La ricotta che fa la mia amica Angela è qualcosa proprio fresca. La prendete la ricotta fresca, la fate un po' sgocciolare, o cioè se l'andate a prendere in un caseificio che conoscete di fiducia, la prendete fresca, la mettete nel colapasta e la fate sgocciolare bene e ottima, ottima.
poi il cocco. Ora vi fo anche un'altra cosina, vi fo vedere. Fo queste palline, si fanno così. Questa è velocissima, è da fare. Non mi dite. Poi sapete che io sì, i dolci mi garbano, ma sinceramente non mi garbano troppo. Ah, non ho tanta pazienza a mettermi lì, a pesare, a fare. Sono un po' carente in questo campo qui. Li faccio, per l'amor di Dio, però... Allora cerco sempre di fare dolci furbi, io li chiamo dolci furbi, quelli non ci vuole tanto tempo, non c'è tanto da pesare, tu puoi andare anche a occhio e faccio veloce. Ecco qua, questa, senti che profumo. Qui faccio ancora qualcun'altra, così, ecco, si mette qui, poi fate la cupolina, la cupolina su, ecco qua. Un'altra. Poi sapete, ce l'ho un po' d'acqua da mettere qui a scaldare. Voglio farvi vedere come si può servire i cucchiai di crema spalmabile. Si mette questa qui, ecco, si riscalda. Mettete una ciotolina, un pentolino d'acqua e in una ciotolina ci mettete 3 cucchiai di cioccolato spalmabile, quelle garbatanta bambini, per intendersi, e si mette a sciogliere a bagnomaria. Potete dare una spolverata di cacao semplice e via. Però io ora voglio fare una cosina che viene più buona. Allora, si mette a scaldare questo pentolino con l'acqua, dammi la 3 cucchiai di cioccolato e un cucchiaio di latte, si mette qui sopra a bagnomaria. Oh mamma mia, ecco, e si fa sciogliere. Guardate. Ops. Piano piano. Il cioccolato col latte si scioglie. Mamma, che bontà. Oh mamma, eccolo qua. Natalia, mi prendi un altro gocciolino appena appena di latte? Appena appena, però per far sciogliere questi grumetti, ma poco. Modonnino, anche troppo. Vai, basta, basta. Basta, no, no, va bene, va bene. Va... Si scioglie. Sciogliti latte, sciogliti cioccolato, vai. Ecco qua. Ecco, vedi, mancava proprio quel tintinininininino di latte. E siamo pronti. Guardate un po'. Dite che questa non è goduria. Poi il cioccolato con il cocco. Come sarà il cioccolato con il cocco? Vai, si può spengere.
e si prende con il cucchiaio aspettate, oh, dato che si è sciolto, mettiamo, abbondiamo, eh. Basta. Sono stata esagerata un pochino, no, così è giusto, dai, va bene. Ecco i nostri bonbon di ricotta con il cioccolato fuso sopra, la crema spalmabile, quella che garba tanto a bambini, agli adulti, a tutti. Questi qui si vanno presi così, guardate, vi fa vedere. Oddio, mi dispiace anche asciugarli. Buonissimi. Allora, domani alla solita ora, sempre sotto i Food Prato, canale 74 del digitale terrestre, con Ilio Pesca, da Campo Valerio, passo e chiudo. Natalia, ciao, 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 ciao. Mangiamole, assaggia palline di cocco. Oh mamma mia, col cioccolato, boh. Come sono? Sembra quella barretta di cioccolato. Questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.